Camminando, Gesù passò accanto a un uomo che era cieco fin dalla nascita. I discepoli chiesero a Gesù: «Maestro, se quest'uomo è nato cieco, di chi è la colpa? Sua o dei suoi genitori?» Gesù rispose: «Non ne hanno colpa né lui né i suoi genitori, ma è così perché in lui si possano manifestare le opere di Dio. Finché è giorno, io devo fare le opere del Padre che mi ha mandato. Poi verrà la notte e allora nessuno può agire più. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Così disse Gesù. Poi sputò in terra, fece un po' di fango e lo mise sugli occhi del cieco. Poi gli disse: «Va a lavarti alla piscina di Siloe». Siloe vuol dire mandato. Quello andò, si lavò e tornò indietro che ci vedeva. Allora i vicini di casa e tutti quelli che prima lo vedevano chiedere l'elemosina dicevano: «Ma questo non è il mendicante che stava lì seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni rispondevano: «È proprio lui!» Altri invece dicevano: «Non è lui, è uno che gli somiglia!» Lui però dichiarava: «Sì, sono io!» La gente allora gli domandò: «E com'è che non sei più cieco?» Rispose: «Quell'uomo che chiamano Gesù ha fatto un po' di fango e me l'ha messo sugli occhi. Poi mi ha detto: va a lavarti nella piscina di Siloe. Ci sono andato, mi sono lavato e ho cominciato a vedere». Gli domandarono: «E dov'è ora quell'uomo?» Rispose: «Non lo so». Allora portarono davanti ai farisei colui che era stato cieco. I farisei chiesero di nuovo a quell'uomo in che modo aveva cominciato a vedere. Egli rispose: «Mi ha messo un po' di fango sugli occhi, poi mi sono lavato e ora vedo». Il giorno che Gesù gli aveva aperto gli occhi con il fango era un sabato. Alcuni farisei dissero: «Quell'uomo non viene da Dio, perché non rispetta il sabato». Altri obiettavano: «Non è possibile che un peccatore faccia miracoli così straordinari». Non tutti, dunque, erano dello stesso parere. Si rivolsero di nuovo al cieco e gli dissero: «Ma tu, che cosa dici di quel tale che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i capi degli ebrei non volevano credere che era stato cieco e ora vedeva. Perciò chiamarono i suoi genitori e li interrogarono: «È questo il figlio vostro che secondo voi è nato cieco? E come mai ora vede?» I genitori risposero: «Noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come mai ora vede non lo sappiamo. Chi sia stato a ridargli la vista non lo sappiamo. Chiedetela a lui, è maggiorenne, può parlare per conto suo». Dissero così perché avevano paura. Infatti, se qualcuno riconosceva Gesù come Messia, non lo lasciavano più entrare nella sinagoga. Perciò i genitori dissero: «È abbastanza grande, chiedetelo a lui». Allora chiamarono per la seconda volta quello che era stato cieco e gli ordinarono: «Di la verità di fronte a Dio. Noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore», rispose. «Io non so se è un peccatore o no. Una cosa però io so di certo, che ero cieco e ora vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? In che modo ti ha aperto gli occhi?» Rispose: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete sentirlo ancora? Per caso volete diventare suoi discepoli anche voi?» Allora lo insultarono e gli dissero:
Tu sì, tu sei un discepolo di lui. Noi siamo discepoli di Mosè. A Mosè ha parlato Dio, ne siamo sicuri. Ma questo Gesù, noi non sappiamo da dove viene, rispose l'uomo. Proprio questo è strano. Voi non sapete da dove viene, ma intanto io non sono più cieco, perché egli mi ha dato la vista. Non si è mai sentito finora che uno abbia dato la vista a un uomo nato cieco. Se lui non venisse da Dio, non potrebbe farlo, perché Dio non ascolta i malvagi, ma ascolta chi lo rispetta e fa la sua volontà. Ma quelli replicarono: tu sei tutto quanto nel peccato fin dalla nascita e vuoi insegnare a noi? E lo buttarono fuori. Gesù incontrò quello che prima era cieco. Sapendo che l'avevano espulso dalla sinagoga, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Quello rispose: Signore, dimmi chi è, perché io creda in lui. Gesù disse: è qui, davanti a te. Ecco lui che ti parla. Quello si inginocchiò ai piedi di Gesù, esclamando: Signore, io credo. Gesù disse: io sono venuto per mettere il mondo di fronte a un giudizio, così quelli che non vedono vedranno e quelli che vedono diventeranno ciechi. I farisei che erano con lui udirono queste parole e gli domandarono: per caso siamo ciechi anche noi? Gesù rispose: se foste ciechi non avreste colpa. Invece dite: noi vediamo, così il vostro peccato rimane.